Da oggi inizia la fase commissariale per il Partito Democratico di Teramo, dopo le dimissioni del segretario comunale Maurizio Angelotti. Lo ha deciso il segretario regionale Marco Rapino, individuando nella figura del capogruppo alla regione Sandro Mariani il traghettatore politico sino al congresso di ottobre. È stato un po' criticato questo commissariamento, ma era necessario? Allora, era più che necessario, secondo me obbligatorio. Cioè, qui ci sono state le dimissioni del segretario dell'Unione Comunale a Teramo. Abbiamo provato a fare un coordinamento per gestire il tutto, stiamo parlando della città di Teramo, quindi non di un piccolo circolo. Dopodiché bisogna che qualcuno si assuma la responsabilità su questa città, verso un partito, verso la cittadinanza innanzitutto, ma verso un partito grande come il PD. Quindi ci vuole il commissario, ora noi lo chiamiamo commissario, ma può essere coordinatore, può essere chiamato in qualunque modo, che accompagni sulla città di Teramo a ricostituire gli organi che si sono dimessi. Molto semplice, non credo, questa polemica la vedo sterile, insomma è sciocca. Il nuovo commissario Sandro Mariani promette di non andare in vacanza e di lavorare sodo fino al congresso, insieme ad una squadra composta prima di tutto da consiglieri comunali e dal presidente della provincia Renzo Di Sabatino. Lei traghetterà questo partito, il PD Teramano, al congresso e durante questo periodo che cosa farà? Sicuramente in un momento molto difficile e complesso ci sarà un atteggiamento inclusivo con i consiglieri comunali che sono legittimamente eletti nel Partito Democratico, avremo modo di sederci e studiare la strategia, così come tutti gli altri elementi che sono rappresentativi dentro il partito della città, per poi fare un percorso insieme e studiare le strategie migliori per ritornare a parlare di temi nella città. Perché questo partito si è sfilacciato? Penso che il problema non è soltanto a livello locale, anche a livello nazionale, è un momento in cui i partiti hanno perso un po' la loro identità, la loro credibilità e va ricostruita non solo sui giovani e nuovi volti, ma anche con i contenuti. Unità, inclusività e nuove alleanze sono le parole d'ordine per un partito che a Teramo vuole ripartire dopo litigi interni e abbandoni autorevoli.